Buongiorno, bentrovati, benvenuti a questo appuntamento con il filo diretto. Saremo insieme per i prossimi 25 minuti. Io mi chiamo De De Vinci e il nostro numero telefonico per mettervi in comunicazione con questa trasmissione, con il resto del mondo che è sintonizzato, è 0131 23 10 92. Per dirci naturalmente quello che avete in mente, quello a cui tenete in modo particolare. Oggi, prima di tutto, è il 6 novembre, per gli alessandrini è una data indimenticabile, è un momento di svolta. Normalmente nella storia si dice avanti Cristo, AC o dopo Cristo, no? Ecco, noi ad Alessandria possiamo dire prima dell'alluvione e dopo l'alluvione, perché moltissime cose sono cambiate. La città intera è cambiata grazie ai lavori che sono stati fatti, le ristrutturazioni, le cose più pratiche ed evidenti, ma la città è cambiata anche proprio dal punto di vista della cognizione, della coscienza. Prima di tutto alcuni aspetti degli alessandrini erano sconosciuti agli stessi alessandrini. La capacità di risollevarsi, la capacità di combattere, di non starnazzare, ma agire immediatamente per risolvere questo gravissimo problema che occorse appunto 21 anni fa, ha regalato un'immagine nuova degli alessandrini, che prima era un popolo, diciamo, anche tra virgolette un po' snob, no? Che tentava di sminuire tutto. In quell'occasione invece la personalità di chi è stato coinvolto e anche di chi ha voluto farsi coinvolgere dando una mano con il volontariato, eccetera, eccetera, ha rilanciato quello che è invece una nuova immagine appunto di questa popolazione, di questa gente, che è quella di chi è capace a lavorare, a combattere in silenzio e a risollevarsi. Oggi, tra l'altro, viene presentato questo video che io ho sentito solo all'intervista fatta in una stazione radiofonica. La nostra Katie Porceddu è andata invece alla presentazione del video, perché buona parte del video era rappresentata anche dalle immagini che avevamo fatto noi all'epoca, e soprattutto Dino Crocco, l'indimenticabile Dino Crocco, che con grande passione e grande calore si lasciò coinvolgere da questa cosa. Io ricordo le mie prime immagini di Dino Crocco erano di un personaggio veramente divertente, che riusciva a trascinare la popolazione o gli spettatori con il suo cuore, con la capacità veramente di coinvolgere con le parole, con i sentimenti chi gli stava davanti. Poteva essere una cosa divertente, come era, che so io, la caccia al campione, non so se ricordate questo programma, o poteva essere una cosa coinvolgente che andava in aiuto appunto al resto delle persone, al resto del mondo che aveva bisogno. Allora, dismessi i panni dello showman, si è messo in quelli del giornalista, ha preso un cameraman e un microfono, si è inoltrato per le strade alluvionate, infangate, dove c'era ancora l'acqua, ed è andato a sentire la voce della gente, lui che era un uomo della gente. Allora, giustamente oggi, forse l'immagine più rappresentativa di quello che hanno potuto fare le televisioni o coloro che insomma avevano a disposizione un video è rappresentata proprio dal ricordo di Dino Crocco. E, io non ho visto il documentario che è stato presentato oggi, che si chiama Rising, che vuol dire una specie di risurrezione, no? When the rising sun, no? Quando il sole sorge al mattino, rising come risollevarsi da un certo tipo di situazione drammatica. Bene, dicevo, in questo documentario ci sono diverse storie di persone che hanno sentito in quel momento l'esigenza di prendere una telecamera e di filmare, perché avevano capito di vivere un momento veramente non solo drammatico, ma che andava ricordato, non più cancellato, in maniera indelebile, che molte volte viene considerata un po' fredda, ma che in realtà e l'unica soluzione è proprio prendere una telecamera e girare le immagini, perché la nostra mente poi ricorda tante cose, ma non riesce
a ricostruire. Noi per il nostro sistema di autoprotezione le cose proprio più negative le cancelliamo. Magari ce ne ricordiamo quel giorno, però la maggior parte delle volte le cancelliamo. Un ricordo invece fatto attraverso i video diventa una specie di, come posso dire, ricondurci a rivivere esattamente quelle situazioni, addirittura a sentire gli odori. Cioè io se guardo le immagini dell'alluvione, che vedrete comunque nel nostro TG, se immagino quella situazione sento persino i pochi suoni, ma anche l'odore di quella storia. Non so se abbiamo già qualche telefonata o se ho fatto l'incantatore per troppo tempo. Sentiamo, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Io sono Laura, telefono da Alessandria. Buongiorno, Laura. Io volevo chiedere una cosa, cioè più che altro volevo spiegarle una cosa che mi è successa stamattina in comune. Sì. Io adesso non so se qui da noi è effettivamente così, perché so che degli altri comuni è diverso, nel senso che mio figlio gli hanno richiesto il modulo di autocertificazione con lo stato di famiglia e residenza da portare alla ditta che praticamente lo assume, che è uno dei tanti documenti che ha dovuto fare stamattina. E la ditta gli ha detto vai in comune, ti devono rilasciare questo modulo. Sì. Praticamente ha fatto la fila due volte perché questo modulo, insisti, non gliel'hanno rilasciato, perché hanno detto che loro dalla nuova legge non possono rilasciare questo foglio. Quindi mio figlio giustamente ha richiamato la signora che gli aveva detto di fare questi documenti della ditta ed è rimasta esterrefatta anche questa signora, perché non si sapeva spiegare come mai questo motivo, perché gli altri dipendenti che sono stati assunti questa ditta tutti hanno questo foglio e a lui invece non gliel'hanno voluto rilasciare. Adesso io non so se è una cosa, perché senta, praticamente mio figlio è andato due o tre volte e la terza volta dell'ufficio del comune gli hanno detto, anzi gli hanno fatto vedere un foglio, forse una circolare, adesso io non so che cos'era, con scritto che loro non possono rilasciare questo modulo di autocertificazione. Scusi, adesso non voglio, mi scusi, mi sente? Sì. Dicevo, non voglio entrare troppo nella vicenda, ma suo figlio deve andare a lavorare in un altro ente pubblico? O comunque deve essere assunto in una ditta. Ma una ditta che lavora per un ente pubblico che... No, è una ditta, è un magazziniere, quindi... No, perché so che esiste una legge per cui un ente pubblico non può richiedere ad un altro ente pubblico un foglio di quel genere, tra l'altro con tanto di marca da bollo, eccetera, eccetera, perché lo hanno vietato con una legge giustissima, che è quello di dire io ente pubblico non posso chiedere a un altro ente pubblico o a me stesso di rilasciare questo documento. No, ma se si tratta di un privato non capisco perché non gliel'hanno fatto. È un'azienda dove fanno magazzinieri praticamente, tra l'altro mio figlio è il più grande, questo è il più piccolo, lavora lì e due anni fa l'ha fatto e mio figlio, questo più piccolo, gliel'ha fatto presente in comune allora, questa cosa. Guardi, loro gli hanno detto che è una legge di adesso. Senta, in che ufficio è andato per la precisione? Il comune, l'anagrafe. All'anagrafe? Sì, il modulo di autocertificazione che praticamente rilasciano io so che almeno fino a poco tempo fa lo rilasciavano tutti, un foglio normale, quindi, dove c'è lo stato quindi, di residenza. Quindi qui la cosa è una, o l'impiegato o impiegata che non gli ha rilasciato il documento la sa più lunga di tutti, mentre tutti gli altri impiegati che l'hanno rilasciato ai colleghi di suo figlio invece non conoscono la legge, o avevano ragione tutti gli altri e questo impiegato non ha capito niente. Vedremo. Signora, facciamo una cosa. Magari del comune questo, no, perché no, gli guardi, altri dipendenti guardi, sono tutti fuori Alessandria, su queste sono cose, ragazzi che vengono fuori da Alessandria. Certo. Adesso non so se è una cosa comunale. Queste leggi normalmente regolamentano il passaggio dei documenti tra un ente e l'altro a livello nazionale, non sono leggi comunali. Comunque facciamo una cosa, signora, ci lasci il suo numero di telefono, perché noi le chiederemo maggiori indicazioni magari nel pomeriggio e tenteremo poi di sentire in comune com'è che ha funzionato questa cosa. Sì, che poi girate di gira non gliel'hanno rilasciato, lui doveva mandare tutti questi documenti entro mezzogiorno, sennò rischiava anche lavoro. Allora, ha fatto una certificazione. Lei mi fa venire in mente una cosa di cui parlerò adesso. Intanto non chiude il telefono, no,
Io la saluto, prenderà la telefonata a Nicoletta che segnerà il numero, poi ci informeremo. La signora però mi fa venire in mente una cosa, no? Che la burocrazia in Italia, nonostante questo tentativo di modernizzazione, eccetera, eccetera, è davvero esagerata. Pensate cosa vuol dire andare in giro per fare un documento, e meno male, voglio dire, che noi viviamo in un paese dove ci sono ancora le famiglie, dove siamo tutti piuttosto vicini in genere, e quindi se ha un nonno, un papà, uno zio, un cugino, qualcuno che può andare a fare la coda per noi, perché moltissime volte non si può andare a fare la coda se si lavora, o non si possono perdere giornate di lavoro per andare a prenotare un esame all'ASL, all'ospedale, o per fare un documento in comune. Nell'era della comunicazione, nell'era di internet, sarebbe molto, ma molto più semplice poter accedere ai dati di chiunque in maniera ufficiale, anche attraverso, senza alzarsi dalla scrivania. Voglio dire che se quella ditta vuole sapere una cosa, dovrebbe poter avere l'accesso ai dati del comune, a cui chiede direttamente dal suo computer: mi mandi i dati di questo signore. E la cosa avverrebbe anche molto più velocemente, perché ce l'avrebbero nel giro di pochissimi secondi. Non so perché si fa così tanta fatica nel nostro paese ancora ad automatizzare queste cose. Credo che la prenotazione di un esame clinico, di una radiografia, di insomma una cosa qualunque che capita tutti i giorni, non debba richiedere che qualcuno passi 4 ore o 5 ore in coda, e magari per poi sentirsi dire: ah no, guardi, oggi non le facciamo queste prenotazioni, passi domani, perché il giorno in cui prenotiamo queste cose sarà domani. È successo, anche a me personalmente, quindi voglio dire, non sto raccontando leggende metropolitane. La modernizzazione è questa, e la modernizzazione ci salverebbe anche dall'interpretazione diversa che molti impiegati hanno della stessa legge. Esiste un metodo che si chiama application form, no? Per cui uno compila un foglio, una richiesta, e poi l'azienda a cui dà questa richiesta, da quel momento, dopo che uno ha messo la firma, è autorizzata a richiedere tutte le informazioni del mondo. Però evidentemente da noi queste cose non sono arrivate, negli altri paesi esistono da più di 30 anni. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Mulas. Sì, buongiorno. Ascolti, volevo fare una segnalazione, se sì. Possibile. Sì, sì, certo. Allora, io l'avevo già fatta l'altra volta sulla strada, perché avevo tutti i buchi in via Seppe, insomma, sono venuti, ne hanno tappati un pochino, però poi l'ha detto ai lavori, ha detto che non aveva più catrame, quindi adesso c'è un buco grandissimo. Dov'è? E quello lì è un po' profondo. Dov'è, quindi, che è? È Mulas, in via Stephenson 32. Via? Via Stephenson, vicino alla ferrovia. Ah, via Stephenson, sì, so dov'è. Dietro di via Medaglie d'Oro. Sì, 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 ho capito. Quello che costeggia la ferrovia, no? Costeggia la ferrovia, sì, esatto. Diciamo che non l'ho fatta adesso, era l'anno scorso, che praticamente quando avevo segnalato erano venuti, vabbè. Però ne avevano tappati un pochino, poi il resto li avevano lasciati aperti, forse pensavo che tornavano, ho aspettato, però visto che è passato anche un anno dietro, quindi penso che... Beh, allora adesso lo richiedo di nuovo, se per caso è possibile, certo, tappare quel buco grosso almeno. Lei lo ha chiesto qua in televisione, ma non ha telefonato in comune, giusto? No, no, ho telefonato a voi e grazie, vi ringrazio perché siete stati molto gentili, nel senso che vi siete preoccupati, l'avete detto, poi ho visto che hanno tappato i buchi, quindi vuol dire che la cosa ha funzionato. Bene, speriamo funzioni anche questa volta. Bene, la ringrazio per la telefonata e la segnalazione, speriamo di essere utile ancora una volta, anche se molte volte se c'è un problema, come ho detto in precedenza, segnalatelo direttamente anche al comune. Poi se non vi ascoltano, poi se non succede quello che vi aspettate, allora giustamente ne parliamo in diretta. Molte volte sì, è vero che telefonando in televisione magari si ha una procedura più veloce, però vi invito anche, visto che questo programma dura solo 25 minuti e magari non riuscite a prendere la linea, per evitare problemi, se riuscite, telefonate,
telefonate direttamente a chi è preposto a fare questo lavoro, quindi all'ufficio lavori pubblici del comune piuttosto che alla segreteria del sindaco, per dire, per farvene una. La segreteria del sindaco va sempre bene perché tutto viene deciso lì. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Ah no, aspetta, ok. Allora, prendiamo ancora qualche informazione. Dicevamo prima la modernizzazione e ritornando sul discorso alluvione, bisogna comunque che anche noi in qualche modo ci manteniamo al passo coi tempi. Una delle cose che ho letto stamattina sul giornale è che su Twitter o su Facebook, che sono due social network molto veloci e immediati, la Protezione Civile ha fatto il proprio sito e comunica normalmente quando ci sono le emergenze, per cui se voi andate sul sito, se avete Facebook, moltissima gente oramai è iscritta a Facebook, utilizzatelo anche nella maniera utile, non solo per divertimento, non solo per quello che facciamo tutti, per pubblicare canzoni, fotografie, feste, eccetera, eccetera, ma qualche volta si può utilizzare anche per ricevere informazioni importanti del tipo mi iscrivo nel sito della Protezione Civile, clicco un mi piace e mi arriveranno gli aggiornamenti, no? Per cui quando c'è una nevicata importante o si prevede una pioggia importante o nel caso di vera emergenza come l'acqua che esce da qualche parte o che allaga qualche zona, la Protezione Civile comunica anche attraverso questo. Un sistema ancora più veloce che si riceve sul telefonino in qualunque momento o sul computer di casa o sul, sull'iPad, che so io, queste cose qui, e Twitter, anche questo è un altro sistema di informazione molto velocemente, telegrafico, ci sono credo solo 160 caratteri che si possono mettere o giù di lì. E in pratica vi arriva una specie di telegramma su tutto quello che succede, ma questo se voi vi iscrivete e vi aggiornate o vi tenete collegati, che so io, anche con i giornali nazionali, dal Corriere della Sera a Sky TG o tutti gli altri siti, anche il nostro, eccetera, eccetera, riceverete costantemente tutto quello che i giornalisti o coloro che hanno a che fare con l'informazione vogliono farvi sapere. Quindi, che so io, cade l'aereo in un paese, in Uganda o in un paese arabo, queste cose qui, ci saranno subito le segnalazioni. Se c'è un'emergenza per un'autostrada che viene chiusa, è più facile che ci sia la comunicazione immediata su Twitter che su altri mezzi, perché chi è preposto a controllare, chi è preposto alla comunicazione di quel sistema, cerca di utilizzare Twitter perché raggiunge veramente un mare di persone. Ormai il Presidente degli Stati Uniti comunica più con Twitter che con le televisioni normali, quindi è un modo molto veloce. Dicevo, perché modernizzarsi? Perché i lavori che sono stati fatti per mettere in sicurezza la città, i lavori che normalmente si fanno per aiutare i cittadini, sono molto importanti, ma è molto importante anche che il cittadino aiuti se stesso, che non si metta nelle grane, che non vada nella zona dove l'acqua è alta giusto per curiosare, per guardare, che che segua le indicazioni, che si tenga informato sui rischi, sulle cose che corrono, perché se noi non ci informiamo, poi quando ci troviamo nelle grane è molto difficile, o comunque è, diciamo, solo speranza quello che qualcuno arrivi in tempo senza farci patire o soffrire le pene dell'inferno. Allora è molto importante che noi non ci mettiamo nella posizione della preda, anche solo quando camminiamo per strada con l'emergenza, la sicurezza, eccetera, eccetera, o che non ci mettiamo nelle grane se c'è una coda in autostrada e non abbiamo sentito che quell'autostrada è chiusa. No, io ho avuto degli amici che sono andati all'Expo a Milano e mentre io ascoltavo la radio e sentivo che l'autostrada alla A26 aveva subito, c'era stato un grave incidente, quindi era stata chiusa, praticamente
da una zona, da Casale credo in poi, era chiusa e quindi era assolutamente inutile infilarsi in quell'autostrada. Hanno passato 4 ore di coda in autostrada, bastava invece accendere la radio, sentire la comunicazione e prendere magari un'altra strada. Io non vedo segnali particolari su quando arriva, su quando è disponibile la telefonata, ma ci provo. Pronto? Buongiorno, sono Angelo da Nichelino. Buongiorno Angelo. Tutto quello che lei sta dicendo secondo me è futuristico, perché la burocrazia per conto mio non si snellirà mai. E gli do una prova concreta, perché io ieri, dopo un anno che ero stato prenotato all'ospedale oftalmico, non in una cosa qualunque, perché purtroppo ho problemi alla vista, quindi devo sostituirmi le lenti. Sì. Per questo dico, più che l'ospedale oftalmico non mi potrà misurare la vista degli occhi. Invece no, lì questa cosa non la fanno, perché dice deve andare da un oculista. Ho detto, ma scusate signore, dove sono? Non sono in un ospedale oftalmico, non siete voi oculisti? No, dice, non le facciamo queste cose, deve andare da un oculista. Ragion per cui io devo andare o a pagamento oppure non so come fare per cambiare le lenti agli occhiali, perché quelli da lontano non vedo, quelli da vicino non leggo. Cioè in ospedale, buona giornata e buon fine settimana. In ospedale non le hanno fatto la visita? No, ma oltretutto ho una cataratta e mi hanno detto... Scusi, non l'ho sentita. No, dicevo, quindi in ospedale non le hanno fatto la visita di una cosa che assolutamente richiede un parere medico. Nell'ospedale non mi hanno fatto la visita per misurarmi le lenti degli occhiali. Vabbè. Quindi dove devo andare? Io proverei, innanzitutto adesso non le chiedo il nome dell'ospedale, adesso, poi gli ospedali sono permalosi, per carità. Devo prenotare. Però vede Angelo, questa mi sembra un po' la storia di prima. Il figlio della signora o è stato, diciamo, non fortunato a beccare l'impiegato o l'impiegata noiosa che ha detto no, sto documento non te lo faccio, così come lei magari ha beccato l'impiegato o l'infermiera o l'ufficio accettazione che quel giorno c'era di turno che l'ha sbagliato. Sì, sì. Riprovi. O cambi ospedale, provi con un altro ospedale. Perché devo provare perché ho bisogno, oltretutto... Oltretutto, io nell'occhio buono che ho una cataratta. Certo. Quindi, sì, sì. Allora... me la potete togliere? No, non la possiamo togliere perché è ancora poco. E dico, devo aspettare che divento cieco del tutto? Questo qui è un parere medico. Cioè, siamo proprio all'assurdo. Non so cosa dire. Sono andato nell'ospedale preposto proprio per gli occhi, non è che sono andato in un altro ospedale. All'istituto oftalmico, conosco. L'ospedale oftalmico di via Juvarra a Torino. Ok. Ieri mattina sono entrato alle 8, sono uscito alle 11. Sì, purtroppo ho avuto modo di frequentarlo. La saluto, le auguro buona fine settimana. Grazie. A lei e a tutto lo staff. Grazie, molto gentile. Un buon fine settimana anche a tutti voi. Abbiamo parlato dell'alluvione. Per fortuna è bel tempo, non c'è pioggia, tutto bene, tutto perfetto. C'è il sole e questo weekend c'è anche la ricorrenza di San Baudolino, per cui uscite di casa, andate a vedere quelli che sono i prodotti tipici della città che metteranno in mostra, i negozi saranno aperti, ci saranno tutta una serie di cose anche belle da assaggiare, da mangiare, anche solo da vedere o da sentire il profumo, per cui... Io vi auguro un buon fine settimana e ci risentiremo la prossima. Grazie per l'attenzione e vi lascio al telegiornale.